noscum prole pia. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovati carissimi pionieri del Rosario a questo consueto appuntamento del venerdì sera che tanto piace al piccolo resto cattolico. Fa loro piacere sapere che ci sono degli uomini che pregano il Rosario. Saluto particolarmente con vivo affetto Salvo, che dopo un po' di tempo ritorna qui tra noi e riempie il mio cuore di grande gioia, lui lo sa, ecco, ben ritornato, ben ritrovato tra i pionieri del Rosario. Siamo nei giorni che precedono, come ho detto ieri sera, nella per me inspiegabile seguitissima catechesi di ieri sera, no? Fatto ascolti già in diretta significativi, e siamo nei giorni che precedono la festa di San Michele Arcangelo. Domenica prossima, 29 settembre, nella liturgia tradizionale rimane la celebrazione di San Michele Arcangelo, si farà solo la commemorazione della sedicesima domenica dopo Pentecoste, perché è di prima classe e solennità. Invece nel Novus Ordo, siccome è stata declassata festa e accorpata a San Gabriele e a San Raffaele, passa in secondo piano. Allora questa sera faremo quello che non abbiamo fatto ieri sera, canteremo l'inno che adesso vi racconterò, che bellissimo inno è, a me mi commuove tantissimo, O Eros Invincibilis, è un inno antico dedicato a San Michele Arcangelo. Ve lo leggo, ve lo traduco e poi lo canteremo andando in processione. Quanti del piccolo resto sono venuti a Piccola Nazare sanno quale imponente statua del glorioso principe delle milizie celesti, l'arcangelo San Michele, abbiamo qui a Piccola Nazareth, vicino all'acqua che è sgorgata. Ecco, quindi raccomando a tutti in questi giorni, domani, dopodomani, anche domenica, di pregare la coroncina angelica, anche se San Michele Arcangelo viene invocato sempre nella messa tradizionale alla fine della messa. Sante Michele Arcangele defende nos in prelio, no? Contra nequizia met insidia diaboli esto nostro presidio, eccetera eccetera. Questa è una preghiera scritta da Leone XIII. Non ho il tempo di approfondirlo perché devo parlare di Natuzza e vorrei concludere un po' anche tra stasera e la prossima volta la storia di Natuzza, perché poi dopo inizierò quella, udite bene, di Monsignor Marcel Lefebvre, e qui sarà molto importante che conosciamo bene la storia di questo grande profeta dei nostri tempi, che aveva visto negli anni 70 e 80 e aveva intravisto chiaramente quello che stiamo vivendo ai nostri giorni. Qualcuno mi ha detto, quando ho deciso di parlare di questo, ma questo Marcel Lefebvre è stato scomunicato. Sì, è vero, però poi Benedetto XVI, tra le grandi cose che ha fatto questo Papa, che più passa il tempo e più ci accorgiamo di quanto sia stato grande, questo Papa gli ha tolto a Marcel Lefebvre, ormai defunto, ha tolto a Marcel Lefebvre la scomunica. Allora stavo dicendo, questa preghiera che noi facciamo nella messa tradizionale, nella vera messa ormai, questo è chiaro, di San Michele Arcangelo non è completa. Vi spiego perché. Leone XIII la compose a seguito di quella visione lì, vi ricordate, vide la Chiesa attaccata da Satana, è quello che stiamo vivendo i nostri giorni, e udì un dialogo tra Satana e Gesù Cristo vicino al tabernacolo, dove Satana diceva a Gesù Cristo: se te mi concedi di distruggere la Chiesa, in poco tempo la distruggerò. E Gesù gli dice a Satana: te la consegno, sarà tua nell'arco di 100 anni, per un tempo di 100 anni, ma tu non la distruggerai. Leone XIII rimane particolarmente scosso da questa visione. È una vera e propria visione che lui ha avuta alla fine del secolo XIX. Ebbene, scrive appunto una preghiera a San Michele Arcangelo, perché da sempre, appunto, come sappiamo, è considerato San Michele Arcangelo il patrono della Chiesa universale insieme a San Giuseppe, capite? E perché San Michele Arcangelo ha il compito di proteggerci da Satana. Allora la preghiera iniziava proprio così, come la recitiamo noi.
cioè Sante, Michele, Arcangelo e Defendissimo Imperatore. Ma forse pochi sanno che nella stesura iniziale, più antica, che ha scritta Leone XIII, c'era inserito il riferimento a quello che stiamo vivendo. Quando Leone XIII a un certo punto fa dire, lo dico a parole mie perché non mi ricordo quelle esatte, ma il contenuto è questo: proteggici San Michele Arcangelo, soprattutto quando Satana si insinuerà dentro la Chiesa e andrà a sedersi sul trono di Pietro. Sì, la preghiera più antica, la prima, impressionante, perché noi oggi stiamo vivendo questo, e mi piace che ci sono questi del Lunacum che continuano a venirmi addosso, perché io oggi assai dignitosamente prendo le distanze dal Cardinale Burke, di cui non voglio più sentir parlare, perché sarà inghiottito dall'oblio di Dio quando parla di affetto soprannaturale per Papa Francesco. Ma la smettano, stanno facendo più danno di Bergoglio stesso, capito? Affetto soprannaturale, che poi soprannaturale può voler dire molte cose a questo punto. Chissà da dove viene questo affetto allora, io non ci riesco, guardate, vi dico una cosa che non v'ho mai detta. Io ogni venerdì offro la messa, non l'ho mai detto, La tuzza non ci rimane male se stiamo parlando di queste cose, ma sono molto attuale. Io offro ogni venerdì la messa, la comunione, per i miei nemici. Io penso per esempio il cardinale Stella, che è un massone di prim'ordine, uno dei pasdaran di Bergoglio, che mi ha lui spedito due scomuniche senza mai ascoltarmi. Non so se si fa così, io non l'avrei mai fatto, perché ho coscienza, non avrei mai fatto questo. Comunque io prego per lui. Prego per quelli che mi danno del pazzo, del porco, del maiale, cito frasi del coglio, vabbè, non voglio dire le parolacce in diretta perché ci sono persone pie che poi ci rimangono male, io non ho nome. Allora io ogni venerdì, poi sapete quanto odio gente che si è inventata di tutto, cosa mi hanno fatto in TV, ecco, io prego ogni venerdì per tutti i miei nemici. È importante, la preghiera per i nemici ti salvaguarda, perché poi ti fai anche furbo, non è che io sono perfetto, per cui sono certo che il Padre Eterno, appena io perdono a chi mi ha fatto del male, capito Leo, è bella fatta, perdona lui anche a me, attenti a questo, cioè quando voi perdonate a chi vi ha fatto del male, oppure chiedete a Dio di perdonarli, è meglio così, piuttosto che dire li perdono, è meglio dire, perché questa è un'espressione laica che non mi piace. Noi seguiamo Gesù che sulla croce inchiodato, oggi è venerdì, sapete che ogni venerdì faccio la Via Crucis, raccomando a tutti di fare la Via Crucis non solo in Quaresima ma ogni venerdì, e Gesù in croce cosa dice? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi Gesù prega per i suoi carnefici. Allora Gesù ci ha insegnato a fare questo: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Ci siamo? Io lo faccio ogni venerdì. È da un po' di tempo che io mi sono chiesto, ma devo pregare per Bergoglio? A me non me ne frega niente di come la prendete, non me ne importa nulla, me ne infischio che resto solo. Io so di dirvi cose vere, poi ognuno di voi se la veda. Il mio angelo custode mi ha detto, ti è fatto espresso divieto di pregare per lui. Ti è fatto, ve lo ripeto, ti è fatto espresso divieto di pregare per lui. Adesso io non sondo i motivi, che potrebbero anche essere facilmente intuibili. Guardate, fioli cari, che Bergoglio si circondi di una patina di protezione che per ora fa la vittima, è chiaro a chi ha la luce di Dio. Per esempio oggi Aleteia, che è un blog bergogliano di prim'ordine, dice, parla, minaccia, querele per diffamazione a Papa Francesco. Peccato che quando Benedetto XVI grondava sangue nessuno lo difendeva, e lì sì che gli epiteti, le offese erano vera e propria diffamazione. Oggi io voglio essere libero, anche in carcere, di dire che Bergoglio non è il Papa, che Bergoglio è eretico, che Bergoglio ci piglia in giro, e lui lo sa che dico il vero. Poi se finisco il carcere, non me ne importa nulla, capito? Come si organizzano tra di loro, ora fa la vittima, pregate per me, sono accerchiato, capito? Capito, figlioli cari? Siccome c'è il sinodo sull'Amazzonia, che è le Jason Fé, il dado è tratto,
Che veramente guardate, figlioli cari, non abbiamo idea di chi c'è da quell'altra parte. E allora in questo momento il profilo deve essere quello basso. Lasciatevi infinocchiare! Oppure, ascoltatemi attentamente. Allora io prego ogni venerdì per i nemici, ma non per vergoglio. Non per vergoglio. Mi è stato fatto divieto di pregare per lui. Poi, non lo so, il Signore saprà i motivi, va bene? Ecco, allora, noi stiamo vivendo questa usurpazione del trono di Pietro. Il Papa è Benedetto XVI, che tace, soffrendo più di tutti noi. Quando questi voi del piccolo resto siete un po' angosciati, cercate, figlioli cari, di pensare a... Io faccio così, penso a Papa Benedetto. È una questione... Guardate, von Baltasar ha parlato... Ci rimarrà male Natuzza stasera se non parlo di lei. Siete sicuri? E voi? Sicuro? Vabbè, io insomma devo dire queste cose, Natuzza non ci rimarrà male, lascio che lo spirito mi guidi dove vuole. Guardate, che stavo dicendo? Non ci penso più. Ah, ecco, guardate, a proposito di Papa Benedetto, von Baltasar insegna, riprendendo i padri della Chiesa, che in ognuno di noi c'è quella che Origene chiamava aistesis tuteu, che in greco significa percezione di Dio e delle cose di Dio. Poi in latino, nel mondo occidentale, San Bernardo di Chiaravalle lo traduce con sensorium, no? Si capisce forse meglio, no? Sensorium, è come l'antenna parabolica. Cosa voglio dirvi? Che quando io prego per Papa Benedetto, no? Quando io mi metto in preghiera per il Santo Padre e so quello che sto soffrendo per lui, io lo sento vicino a me come io mi sento vicino a lui. E ho lì l'evidenza che le cose stanno così, capite? E non so se riesco a trasmettervi questo messaggio. Noi stiamo vivendo l'usurpazione del trono di Pietro. Dal 13 questi cardinali, vescovi come Schneider e Burke, per me non hanno più valore. Non è, per me non esistono. Dice, ma così tu che fai? Niente, me ne sto con Papa Benedetto. Quando abbiamo momenti difficili noi, ricordiamoci che il Papa soffre più di tutti noi, perché deve stare in silenzio affinché... come vedete, si realizzino, questo gli sta chiedendo la Madonna, questo gli sta chiedendo Dio, si faccia silenzio. Scusate, oggi uno che critica Bergoglio, avete sentito oggi questa cosa qui, rischia il reato di diffamazione. Allora, se io verrò chiamato, citato, poniamo in tribunale per questo, intanto non ho nessuna preoccupazione, anzi sarò onorato, perché quello sarà posto in faccia a tutti chi è questo, che cos'è questo regime della misericordia. Domanderò, poniamo in un ipotetico dialogo col pubblico ministero, si chiama così, no, col giudice, chiederò al giudice, signor giudice, mi scusi, dove sono gli imputati per tutte le vergogne pronunciate in 10 anni a Papa Benedetto XVI? La legge è uguale per tutti? Allora voglio qui accanto a me Eugenio Scalfari, che ha definito Bergoglio, che ha definito Benedetto XVI un pastore tedesco. Lì sì che è offensivo, capito? Quando io dico che Bergoglio è eretico, non è offesa. Quando io dico che Bergoglio è impostore, andatevi a cercare che significa impostura, e quando vedete come parla della Madonna, di Gesù che faceva lo sporco e di Gesù che faceva lo scemo, non è reato, è difesa della fede cristiana. Se poi anche in Italia per questo bisognerà andare in carcere, allora io sono pronto, figlioli cari. Capito? Poi loro sanno orchestrarle le cose. Ma magari ci fossero un paio di Don Minutella sparsi per l'Italia, benedetto cielo. Ma che caspita fanno i preti? Poi vedono uno come Burke che esprime affetto soprannaturale per Papa Francesco. Che ipocrisia. Io ho scritto oggi un post, non so se l'avete visto, andatelo a leggere. È molto importante quel post lì, è un post che dice il valzer delle ipocrisie. Bergoglio a questi qui non li vuole, li odia. Loro odiano Bergoglio e tutti e due, da tutte e due le parti, fanno finta di nulla. Il Signore è contento di... Secondo voi nostro Signore Gesù Cristo morto in croce li guarda ed è contento di Burke? Lui usa una strategia come tutti gli altri, io lo so perché lo so, facendo finta di rispettare il Papa, così appena se ne va o muore, i cattolici veri, loro pensano, riprendono in mano il governo della Chiesa, si sbagliano. E come io sono stato azzeccato, come ci ho azzeccato finora, è così, no? Guardate, non dimenticate le cose che vi dico, ci azzecco anche in questo. Non ci riusciranno perché non hanno l'appoggio di Dio, perché Dio non può stare con gli ipocriti, capito?
Bisogna, oh, questo è il tempo in cui parlare. Allora, Leone XIII aveva scritto una preghiera a seguito di quella visione lì, nella quale preghiera lui, Leone XIII, aveva intravisto questa manomissione del trono di Pietro. Figlioli cari, la Chiesa è sempre stata perseguitata, no? E sempre ci sono state le eresie. La Chiesa esiste da 2000 anni. Se noi facessimo l'elenco di tutte le eresie che ha seguito il mio corso di cristologia qui a Piccola Nazareth, lo sa, sin da subito sono nate le eresie. Prima lo gnosticismo, poi non so, marcionismo, montanismo, ce ne sono ismi che non finiamo più, l'arianesimo, che poi ci sono, poi quelle, ci sono quelle grandi, no, arianesimo. E stranamente questi hanno l'appoggio delle folle. Ho letto, mi hanno mandato un messaggio che il vescovo, mi pare, di Pordenone invita tutti i fedeli della città ad andare ad ascoltare Enzo Bianchi. Chiaro che se c'è questo c'è l'impostura corrente, perché Enzo Bianchi è un eretico. Ora, però, sempre la Chiesa, diciamo, si è difesa dalle eresie. Al punto tale che un paio di filosofi, e in particolare tra questi l'ho scoperto di recente su internet, però siccome tante cose circolano su internet è sempre bene andare a verificare, ho verificato che è vero. Questo filosofo è il filosofo tedesco Feuerbach, uno dei maestri del sospetto, no? Feuerbach diceva: fin tanto che la Chiesa di Roma sarà attaccata frontalmente, vincerà, perché per i cristiani morire per la fede è segno di vittoria, è segno di gloria, si fortificano. Aveva ragione, e lui non sapeva del comunismo, cioè sapeva, ma non sapeva come sarebbe andata a finire. Chi ha vinto in Russia, il comunismo o la Chiesa? Ha vinto il cristianesimo. La croce o la falce e il martello? La croce. Andate in Russia, non c'è più croce e martello. Sì, croce e martello. Sì, con Bergoglio è possibile croce e martello. Non c'è più falce e martello, c'è la croce, giusto? E non so, poi nel corso dei secoli qua, perché? Perché se la Chiesa è affrontata frontalmente, la Chiesa resiste, è una fortezza. Stalin soleva dire con una certa ironia, quando pensava di conquistare il mondo intero, quante legioni ha il Papa di Roma, no? E sapete che nelle guardie svizzere quante saranno, insomma, fanno giuramento di morire per il Papa, ma quante sono? Insomma, che sono tantissime. Eppure Stalin è morto il comunismo, la bandiera rossa è ammainata e Pio XII era lì che sopravviveva. Hitler provò a distruggere il Vaticano e a portar via in esilio Pio XII, non ci riuscì, capito? Perché sanguis martyrum semen christianorum, cioè il sangue dei martiri, anziché indebolire la Chiesa, la fortifica. E allora Feuerbach ha suggerito ai massoni disgraziati come agire. E Satana ha preso spunto. Non è dall'esterno che possiamo provare a distruggere definitivamente la Chiesa, ma noi piano piano dobbiamo infiltrarci dentro i sistemi di potere, dentro gli organi di controllo dentro la Chiesa. E quali sono gli organi di controllo? Piano. Ci sono i prelati, i vescovi. Facciamo in modo che la porpora cardinalizia venga acquistata coi soldi. Io so di cardinali che hanno comprato quella porpora coi soldi. E facciamo in modo che i quattro deficienti cardinali che hanno paura stiano zitti. Io per esempio vi domando: conoscete il cardinale Angelo Comastri? Sì? Uomo santo, uomo tutto di Maria, libri mistici, quando parla incantava le folle. Secondo voi il silenzio che lui in questo momento da arciprete della Basilica Vaticana sta compiendo, secondo voi lui non è a rischio dell'anima? Io vi dico sì, è a rischio di salvezza eterna, sì. Padre, che dici? Di salvezza eterna. E allora bisognava filtrare da dentro, capite? Arrivare piano piano, Padre Pio cosa dice a Don Luigi Villa? La massoneria è arrivata, 1962, la massoneria è arrivata alle pantofole del Papa. Siamo con Giovanni XXIII, infatti è con lui che cominciano i problemi, quelli veri. Ma la massoneria non si è arresa lì. Sembrerebbe che al conclave di Roncalli fosse stato eletto
Il cardinale, non mi sfugge il nome, non mi viene il nome in questo momento, cardinale Siri, Giuseppe Siri di Genova. Ah, io non so se questa storia è vera. Ad ogni modo, la massoneria piano piano ha manomesso il concilio, con l'ecumenismo, il collegialismo, il dialogo interreligioso e la riforma liturgica, leges en fait, e via, ancora avanti. Avanti, Giovanni Paolo II, che sembrava titanico, ha ceduto alla preghiera con le religioni. Vi ricordate ad Assisi? Un'offesa all'unicità salvifica di Gesù Cristo. Tant'è che Ratzinger non voleva andare, ma Ratzinger non è andato da cardinale, si è opposto da cardinale, ma poi da papa l'ha fatto. Capite? E anche Ratzinger e Wojtyła ogni tanto hanno parlato di Lutero, provando a far capire che alla fin fine si poteva vedere di trovare. La massoneria ha lavorato, e questi probabilmente per impedire, diciamo, lo scisma, posso capire, soprattutto Giovanni Paolo II, ha fatto qualche concessione. Per esempio, non c'è dubbio che un paio di cardinali... Chi l'ha fatto cardinale a Bergoglio? Chi ha fatto cardinale a Bergoglio? Giovanni Paolo II. Capite, figlioli cari? E piano piano, lentamente, si è realizzata la visione di Leone XIII, che nella preghiera iniziale scriveva, proprio andatevela a cercare, preghiera iniziale, potremmo anche cercarla qui, se me la portate ve la leggo, preghiera, come si dice, più antica di Leone XIII. C'è proprio scritta questa cosa qui, di Satana che sarebbe, si sarebbe introdotto, capite? E fin dentro il trono di Pietro, quando poi padre Amort dice che padre Pio gli diceva che Satana si sarebbe introdotto fin dentro il trono di Pietro, non era altro che una realizzazione, in altri termini, di questa visione di Leone XIII. Capite? Oggi io stamattina nella mia direttina, faccio spesso le direttine, ho letto due testi di Caterina Emmerich, che vi vorrei riproporre. Tra l'altro questa visione lei l'ha avuta il 13 maggio, interessante, 13 maggio 1820, vabbè 1820, però 13 maggio, dice Caterina Emmerich, vidi il rapporto tra due papi. Non so io. Vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa chiesa. Ora ditemi voi, siamo così deficienti anche noi da non capire che sta parlando del momento attuale? È così chiaro. Vidi il rapporto tra due papi. Vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa chiesa. Cioè, Caterina Emmerich identifica la falsa chiesa con la presenza di due papi, di cui uno è vero e l'altro è falso. E aggiunge, l'ho veduta aumentare di dimensioni questa chiesa, perché diventa globalista, no? In dialogo con le religioni, Bergoglio che bacia l'imam, o non so come si chiami. Eretici, attenti bene, eretici di ogni tipo venivano a Roma. E questo è quello a cui assistiamo. Avete sentito quel sacerdote, Don Minutella rimedia due scomuniche, ma il prete comunista, niente affatto pentito dei suoi 27 anni di militanza da scomunicato, late sentenze, Bergoglio, quel prete di Bologna, Bergoglio lo riabilita a celebrare messa. Capito? Due pesi e due misure. Enzo Bianchi è un idolo in Italia. I vescovi impazziscono per Enzo Bianchi. Questa dice... Caterina Emmerich, eretici di ogni tipo venivano a Roma, che non significa un venire fisico, ma un convergere, un darsi convegno, quello che io non smetto di ripetere, neo-arianesimo, neo-luteranesimo, neo-modernismo, il convegno di tutte le eresie di ogni tempo. Però, ecco, diceva Feuerbach, bisogna andarci da dentro, e questo la massoneria è riuscita a farlo, per permissione divina. Hanno scalzato via Benedetto XVI e hanno piazzato lì con un falso conclave uno che ha accettato il gioco, perché è questo che Bergoglio ha fatto. E poi noi dobbiamo preoccuparci di dire la verità, sempre si è morto per la verità, capito? Muoiono i magistrati, i giudici per combattere l'illegalità, ed è per difendere la legalità dello Stato. Figurarsi se un prete non deve combattere per salvare le anime. Se anche io dovessi morire
E dal cielo scoprissi che 5 persone soltanto, 5 anime si sono salvate, sono molte di più, grazie a Dio. Me lo scrivo, tanta gente mi scrive da tutta Italia, grazie Don, se non ci fosse lei a parlare con chiarezza, no? Allora il mio sacrificio non sarà vano. Capito? E Natuzza aggiunge, no Natuzza è... Caterina Eckerich aggiunge, il clero diventava tiepido. Guardiamo molto bene in giro. Cosa significa tiepido? Che fan finta di nulla. Ci sono i preti imboscati. Non so se mai li vedi salire all'altare cacciabutta a campare. È vero o no? Tu li vedi che salgono all'altare con le braccia penzoloni, l'ostia te l'alzano così. Il calice. Come si è abilitato? Capito? Abbottati da morire. Poi ci sono i preti invece spiritualisti, no? Sono i peggiori, perché ti parlano delle cose dello spirito, ma fanno finta che le cose che stanno accadendo loro non se ne accorgono. Poi ci sono i preti iscarioti, sono iscariota, sono quelli che stanno ora con Papa Francesco. Io ve l'ho detto da subito, vi ricordate? È da 2 anni che lo dico. A tutti i miei figli spirituali dico attenzione, perché lì gioca il diavolo dall'altra parte. Non abbiate dubbi, perché appena si insinua in voi un minimo dubbio che Bergoglio possa essere il Papa o che la messa sia piano piano piano, passate dalla parte di Papa Francesco. Ho saputo in questi giorni di una fedele che era con noi, che stava in prima fila, che non vedeva l'ora di prendere il microfono in mano scippandolo a padre Minutella, e che in questi giorni, ieri, oggi, l'altro ieri, non so quando, ha scritto viva Papa Francesco, preghiamo per Papa Francesco. E allora c'è chi me l'ha detto, ho detto no, non stupitevi, è normale. In un regime di, diciamo, influssi preternaturali diabolici è normale. Quello ti attira, perché la massoneria prevede di avere anche poteri, per cui, io parlo per me, no, ti fanno il controllo della mente, se non ci riescono ti attaccano nel corpo, ti attaccano negli affetti, ti attaccano nelle situazioni che vivi, capito? Capito come funziona? Ecco, allora, Caterina Emmer che dice, il clero diventava tiepido, vidi una grande oscurità, scusate, io ieri sera, mi scuso con voi, forse ho usato un'immagine un po' troppo forte quando ho detto che la Chiesa è come Chernobyl. La Chiesa cattolica in questo momento è come Chernobyl. C'è una nube tossica. Ma ora che uno legge Caterina Emmerich, una grande oscurità. È vero. Si sta male dentro la Chiesa. Guardate che in America Latina, quella da cui proviene Bergoglio, c'è una fuoriuscita di cattolici verso le sette pentecostali che è preoccupante. Si parla di milioni di fedeli. In Argentina, da cui proviene Bergoglio, che chissà perché non ci va mai in Argentina, io lo so, ma facciamo finta di niente, se no poi non è che posso andare in tutti i tribunali d'Italia per diffamazione, no? Non posso, non ho il tempo, per pazienza, non posso andare in tutti i tribunali d'Italia che... Guardate, i tribunali accadrà, o forse già accade, quello che è accaduto con la televisione. D'improvviso tutti questi showman, questi opinionisti che con Benedetto XVI non gliene fregava nulla, improvvisamente tutti lì paladini di Bergoglio. E si dice, caspita, certo io lo capisco qual è il gioco del diavolo. E quando Lussuria ringrazia Papa Francesco, leggez son fè, chi non vuol vedere si arrangia, chi non vuol vedere si arrangia. Quando Lussuria ringrazia Papa Francesco, perché capito, non è che Lussuria lo ringrazia e dice mi ha convertito e non vive più nel peccato come Maria Maddalena, no, si sente autorizzato, non so come si dice la O, la A, non lo so, a rimanere nel peccato, perché Bergoglio ha spiegato che i peccati della carne sono peccatucci, e falsificando clamorosamente il bagaglio della fede che insegna che la sessualità è niente affatto un aspetto marginale ed è da esso che dipende tutto, capito? E Caterina Emmerich aggiunge comunità rimaste cattoliche, qui ci possiamo vedere anche noi, no? Ci vengono tutti addosso, erano oppresse, assediate, 1820, confinate e private della loro libertà, capito? Private della loro libertà. Vidi molte chiese che venivano chiuse. Guardate, in Francia
la partecipazione alla messa domenicale è del 4-5%. In Belgio allo 0%, e le chiese vengono vendute dalle diocesi, i seminari, i conventi, che diventano pub, bed and breakfast, discoteche e sale da gioco. La desertificazione, capito? Lo dice Catherine Emmerich. Le chiese venivano chiuse dappertutto, grandi sofferenze. E poi aggiunge, vidi che la chiesa di Pietro, questo mi sembra secondo me il passaggio più importante, era minata da un piano elaborato dalla setta segreta. Qual è questa setta segreta? Ah, non lo dite, se no si rischiate una cianna. Lasciatelo dire a me, che ormai sono del tutto compromesso, se mi va bene muoio martire. Mentre le bufere la stavano danneggiando, ma vidi anche, ecco qui, Don Minutella, dove trova forza e dove può mettere paura a questi potenti. Qui, in quello che sto per leggervi, lo ascoltino anche loro, Dio permetta che arrivi anche a loro questo, ai massoni, a questi cardinali che stanno in Vaticano e non solo in Vaticano, il cui scopo è distruggere la Chiesa. Vidi anche che l'aiuto sarebbe arrivato quando le afflizioni avrebbero raggiunto il loro culmine. Ci siamo o no? Io penso di sì. Papa Benedetto è in croce, noi con lui l'aiuto lo sappiano. Io li ho minacciati, per questo dovrebbero denunciarmi, perché ho detto loro: è meglio che ve ne andiate ora dal Vaticano, perché la Madonna ve ne darà di dietro e vi butterà fuori lei davanti a tutto il mondo. Speriamo che ci credano, perché sarà così. Aggiunge Caterina Emmerich, vidi di nuovo la Beata Vergine, eccola lì, ecco dove Don Minutella trova forza e non ha paura. Vidi di nuovo la Beata Vergine ascendere sulla Chiesa, estendere il suo manto su di essa. E vabbè, può passare qui perché vedo che sono le 10:05. Dunque, grazie per avermi ascoltato. Allora, siccome siamo nei giorni che precedono la festa di San Michele Arcangelo, intanto devo leggervi la formula di San Michele Arcangelo, più lunga. Vabbè, non c'è, però devo trovare dove parla. C'è in italiano? Sotto c'è l'italiano e sotto c'è il latino. Ah, sotto il latino? Sì. Ah, ecco. Ecco, sì, sì. No, perché voglio trovare quella frase lì, vediamo se la trovo facilmente. Dunque, ecco qui, l'ho trovata. San Leone, Leone XIII, che andrebbe fatto santo. Scrive così, poi Pio XI decise di togliere questa parte qui, perché diceva può scandalizzare i fedeli. Ma l'ha scritta lui dopo la visione, guardate cosa scrive. E la Chiesa, la dico in italiano, sposa dell'Agnello Immacolato, da molti astuti nemici è stata riempita di amarezza e abbeverata di fiele. Essi hanno messo le loro empie mani su tutto ciò che c'è di più sacro. Ha visto tutto, E attenzione qui. E lì dove fu istituita la sede del Beatissimo Pietro e la cattedra della verità, hanno posto il trono della loro abominazione ed impietà. Io con Burke, che parla del Papa amato soprano, non voglio averci a che fare. Ipocriti, ciechi, guide di ciechi. Laddove fu istituita, impressionante, la sede, perché lui l'ha visto quello che stiamo vivendo, la sede del Beatissimo Pietro e la cattedra della verità, hanno posto il trono della loro abominazione ed impietà, così che colpito il pastore, il gregge possa essere disperso. È impressionante. È una radiografia perfetta di ciò che stiamo vivendo. Allora, adesso noi andiamo in processione da San Michele Arcangelo cantando un inno molto bello, che si intitola O Eros Invincibilis. Dux Michael, capo Michele, adesto nostri prelis, sì con noi nella battaglia, ora pro nobis, prega per noi, pugna pro nobis, combatti per noi, capo Michele. E poi c'è la terza, che è molto bella come frase, per te, O Eros Belliger, Dux Michael,
Prostratus iacet Lucifer, per te, o eroe, combattente, nostro capo Michele, Lucifero giace prostrato. Guardate, questa è in cooperation, eh? La Madonna col suo cuore immacolato, del resto in Apocalisse 12, versetto 1, si dice: nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, ma nel capitolo 12, parimenti, versetto 7, si dice: comparve poi Michele a combattere contro il dragone infernale. Ecco, allora adesso cantando quest'inno, carissimi miei, chiedendo un po' di pazienza ai collaboratori nel rappresentare il percorso, cantiamo l'inno a San Michele, poi lì dove c'è la statua riceviamo la benedizione del Signore. Sante Michael Arcangele, defende nos in predio, contra nequizia, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quia de perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, per intercessione beati Michaelis Arcangeli, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E a tutti i nemici della Chiesa diciamo con ogni serietà: attenzione alla spada di San Michele. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria. Sempre avanti.